Terremoto in Messico, scossa 8.2, crolli e distruzione. Firenze, indagati due carabinieri denunciati per stupro. L'uragano Irma punta Miami. Un terremoto di 8.2 ha colpito il Messico, con epicentro nel sud del paese. Il bilancio parziale parla di almeno 15 morti, di cui due bambini. Si tratta della scossa più forte e di maggior magnitudo degli ultimi 100 anni, ha precisato il presidente messicano Enrique Peña Nieto. La procura di Firenze ha iscritto nel registro degli indagati due carabinieri accusati di violenza sessuale da due ragazze americane che ieri mattina in questura hanno denunciato di essere state stuprate. È quanto si apprende da fonti investigative, secondo le quali sarebbe stato accertato che vi sarebbero stati rapporti sessuali con le due studentesse di 21 anni. Dopo aver devastato i Caraibi, l'uragano Irma punta alla Florida. Miami in queste ore si sta svuotando. Il presidente Trump si è detto molto, molto preoccupato. Siamo di fronte a venti di una forza mai vista. Gli Stati Uniti sono preparati al massimo ad affrontare questa emergenza. L'Alitalia ha cancellato i voli fra Roma e Miami, previsti per domani 9 settembre e domenica 10 settembre. Via libera e buoni pasto cumulabili ed utilizzabili anche negli agriturismi. A partire da domani entra in vigore il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che rivoluziona la materia dei ticket restaurant. La nuova normativa prevede il superamento del divieto di cumulabilità dei buoni pasto. Mentre prima se ne poteva utilizzare uno solo al giorno, d'ora in poi ogni lavoratore potrà usare fino a 8 buoni pasto alla volta. Questa era la nostra ultima notizia. Per ulteriori aggiornamenti potete andare sul nostro sito adncronos.com. Grazie per averci seguito e arrivederci.